Grande. Ti voglio bene. Anch'io. Sergio, ma chiama perché non ridi? Niente, Chris, è che non riesco a farmi agli amici perché la gente non mi calcola, mi evita e non so come mai. Sergio, perché tu sei troppo bravo ragazzo, tu t'apprecchi per ogni cosa, Sergio, devi lasciare andare ogni tanto. Se vedi che qualcuno fa un scarcio, tu fa un scarcio peggiorito, non puoi ogni volta stare lì sempre scusi. Deve essere un pochettino più stronzo, va. E pensi che così avrò gli amici? Eh certo, andiamoci a prendere il caffè, vieni. Okay. Guarda quelli, non fanno i gentleman. I gentleman, noi senta all'onda. Sicuramente la ragazza è arrivata dopo e prima si sono seduti i maschietti. Cioè, loro per anni si battono per la parità dei sessi, arriva tu e poi comincia di cose. È galanteria. Galanteria, a risecchio del medioevo. Andiamoci a prendere i caffè, va. Due caffè, per favore. Non me ne parli. Scusi, ma non ce l'ho dato scontrino. Sergio, lo scongino e due caffè. Sergio, chiedi scusa, per favore. Scusatemi. Andiamocene, va. Sergio, tu non hai capito niente, lo scontrino. Cioè, ora stai lì a puntualizzare tutte cose. Oh, compà, facciamo canestro. Scusate, non so se ve ne siete accorti, ma vi è caduta la carta a terra. Non è che non se ne sono accorto, l'hanno fatta apposta. Sì, la mia era solo una battuta, infatti. Sergio, la gente lo fa per aumentare il lavoro. Più immondizia c'è, più netturbini ci sono. Tecca, fallo pure tu, butta la carta, guarda che bello, è il liberatorio. Fallo. No, non voglio. Fallo, butta sta carta. Va bene, come vuoi. Guarda, non è un problema, tanto lo fanno tutti, lo fai anche tu. Più furbo degli altri sempre, cammina. Bravo Billy! Mia signorina, carino Billy, ma faccio di cacca a te. Scusate, potreste raccogliere la cacca del cane, per favore? Perché lei la raccoglie a casa sua? No, perché ho lo sciacquone. Il cane non ce l'ha lo sciacquone, quindi la fa per terra. E alla fine è concime naturale. Ma perché, scusatemi, dobbiamo coltivare le patate nel marciapiede? Ma è un fabbisogno naturale, tu devi fare pipì in questo istante. Sì. Valla a fare in quell'albero. Perché? Parla in quell'albero perché dobbiamo essere uno più furbo degli altri, così ti ragiona, tu non hai capito. Comunque la potevi fare, alla fine ti liberavi, dico pipì. Scusate, non credo che voi due abbiate problemi motori e poi questo è il posto per disabili, che stai facendo? Ma vedi, questo è per parlare, stai fatto male a fiura, guarda. Ma guarda, li ci stanno prendendo in giro. No, questo si chiama miracolo. Ma quale miracolo è miracolo? Questi sono dei farabutti! Sergio, la colpa sono dei parcheggi a Palermo che non si trovano mai. Uno la mette dove la trova, ammonita, ma perché se ne accorge, cammino? Uno, io non cerco più con te, Sergio, tu mi stai facendo fare troppo malafiore. Guarda queste due parcheggiate davanti alla rampa di disabili. Un attimo, possiamo prendere un caffè? Ma dobbiamo chiedere permesso? Devono chiederti permesso? Mamma mia, neanche il tempo! Vabbè, ma se tu dormi... Sta dormendo. Mi scusi, ancora non si è preso il caffè. Sei tu che non me l'hai fatto prendere. Se lo prenda. E fa, ti dispiace? La colpa è solamente tua. La colpa è tua perché ti ho detto devi essere più furbo degli altri, più scaltro degli altri. L'hanno messo per farlo funzionare. Lo devi usare, suora, suora. Ora basta. Preferisco di gran lunga non essere accettato a farmi passare per folle, bifolco e maleducato. Questo essere scaltro a discapito degli altri. A questo punto voglio rimanere da solo. Sergio, mi sa che hai ragione. Sicuramente solo non ci resti perché avrai sempre me. Scusami Sergio, però posso chiederti un favore? Dimmi. Paetti e picchini stanno scannando a bastonate, Sergio. Mi scusi. Ragazzi, ma secondo voi l'hanno capito il senso del video? Vabbè, noi ne scriviamo un altro. Dai, Giorgio, scrivi. Ci vediamo al prossimo video.